Salve, sono Carlo Cardarelli dell'Associazione Consumatori Acumarche. Oggi mi trovo ad Ancona presso il centro dei missionari saveniani in via del Castellano 40 in compagnia di Alberto Panichelli, padre Alberto, al quale chiediamo un po' di presentarsi, di dirci chi è lui come persona e come è entrato in questa organizzazione dei missionari saveniani e tutte, spiegarci un po' le attività che fa sia in Italia che in giro nel mondo. Intanto se può presentarsi ai spettatori di questo video dicendo chi è Alberto Panichelli come persona e come uomo. Io sono una persona molto modesta, di origini contadine, che sono sempre stato affascinato dai popoli, dalla geografia e anche da Gesù Cristo, e sempre sensibile anche al dramma dei poveri in Italia e nel mondo. E questo mi ha portato a entrare nell'Istituto Missionario Saveriano e diventare poi sacerdote missionario, e sono partito per il Brasile. Ci tengo a dire che prima di partire per il Brasile, durante la filosofia e la teologia a Parma, dove c'è la nostra casa centrale, ero già impegnato per i diritti umani, per la difesa dei meridionali nel centro storico e quindi anche con lotte sociali e politiche non violente sulla linea di Gandhi e così. E poi ho chiesto di stare con i poveri in Brasile. Sono stato in 5 grandi periferie, Londrina e Curitiba nel Paraná, poi Campinas e São Paulo, la capitale economica del Brasile, 18 milioni di abitanti, 13 anni, e poi 8 anni e mezzo a Manaus, nel cuore dell'Amazzonia, una metropoli di 2 milioni di abitanti, isolata fra 1500 km di distanza dai 4 poli. E in pratica il Brasile che tipo di nazione è rispetto ai diritti umani? Li rispetta? È riuscito a fare dei passi avanti? In base alla sua esperienza, lei che cosa ha notato? Dunque, quando io sono arrivato in Brasile nel 1982, a 26 anni, c'era la dittatura militare. Alla dittatura militare è seguito un governo di centrodestra che ha continuato un sistema più ameno, più domesticato, ma sempre di cuneo liberista, capitalista, dove l'elite bianca dominava su tutto il Brasile, sulla gente povera. C'erano 40 milioni di favelados, cioè baraccati, quindi indigenti, e circa 50 milioni di benestanti e 50 milioni di gente sulla sufficienza. Dopo alcuni anni abbiamo combattuto come chiesa, come comunità ecclesiale di base, come comunisti, come sindacalisti, abbiamo combattuto questo sistema ingiusto, facendo anche un lavoro di base, di comunità ecclesiale di base, di educazione popolare nella linea di Paulo Freire, per rovesciare il potere democraticamente attraverso appunto l'istruzione dei poveri a livello popolare e capillare. C'erano circa 200.000 comunità ecclesiali di base in Brasile, dove si svegliava la coscienza della gente, si passavano i dati sulla realtà e soprattutto si scopriva e lavorava insieme per vedere i meccanismi della società e come cambiare il sistema. Così si sono installati molti movimenti popolari di rivendicazione e quindi anche lotte popolari, picchetti, scioperi, scioperi della fame, boicottaggi e tante altre forme di lotta pacifica, non violenta, per i diritti umani. 4 milioni di giovani brasiliani del ceto popolare che non avrebbero mai potuto studiare hanno studiato attraverso mezza borsa di studio
venuta da parrocchie dell'Italia, da gruppi missionari, da entità, da organizzazioni anche europee che ci hanno aiutato e noi abbiamo potuto a nostra volta favorire questa formazione dei giovani che era indispensabile per poi ricoprire attraverso una cultura alternativa preparata da noi, ricoprire importanti compiti pubblici, medici, ingegneri, avvocati, ma anche assistenti sociali, insegnanti e poi perfino le cariche pubbliche, consigliere comunale, sindaco, deputati, senatori a livello di Stato, Federazione di Stati, il Brasile, e poi infine il governo della Repubblica nel 2012 con Lula. Oggi le cose sono migliorate molto, faccio solo un esempio e mi fermo qui. C'era la mortalità infantile di 100 bambini su 1000, adesso sono 10 bambini su 1000. Il Brasile ha ottenuto la sovranità nazionale rispetto agli Stati Uniti, ha aperto i mercati ad altre nazioni e difende molto i diritti sociali e umani anche a livello internazionale. Padre Alberto, per molti europei il Brasile è essenzialmente sono due immagini. Una è il carnevale e una è l'immagine del calcio. Però il Brasile è conosciuto da parte delle persone più sensibili anche per essere il primo continente, la prima nazione ad aver proposto il bilancio partecipativo. Mi riferisco al movimento di Porto Alegre, in particolare nel Rio do Sul, lo stato più meridionale del Brasile. E eventualmente cosa può dirci di questo tipo di esperienza? È rimasta o si è perduta man mano negli anni? Non solo è rimasta, come si è diffusa, cioè è stata adottata da tanti comuni. Noi diciamo in brasiliano orsamento partecipativo, cioè scegliere insieme con la popolazione tramite assemblee locali e poi con delegati a livello cittadino le priorità di investimento del comune per le necessità sociali e personali della popolazione, nel senso di infrastrutture, nel senso di educazione, artigianato, cooperative, sanità, beni comuni e tutto il resto. E come mai lei si trova nell'ordine dei missionari saveriani? C'è una particolare attitudine o i missionari saveriani hanno dei punti di appoggio in Brasile o magari anche in altri posti nel terzo mondo? Come sono strutturati? Noi siamo diffusi in 20 nazioni del mondo, specialmente in Africa, in Asia e nell'America Latina, dove portiamo avanti una linea di favore allo sviluppo, alla giustizia e alla pace e anche a questo discorso dell'educazione del popolo all'autogestione, all'autodifesa e anche a una politica giusta, quindi anche a occupare spazi in quel poco che c'è in certe nazioni di società civile, di garantire lo stato di diritto, le costituzioni e cercare di eleggere candidati corretti quantomeno. E quindi ci impegniamo non solo a livello assistenziale o di opere, ma anche proprio a livello di coscienze, oltre che annunciare Gesù Cristo, ma per noi annunciare Gesù Cristo, il Vangelo, significa testimoniarlo giustamente con l'azione liberatrice degli oppressi. In questo senso possiamo concludere, padre Alberto, lei è stata una figura di riferimento qui ad Ancona quando si è deciso di occupare un ex asilo in via Ragusa e dare alloggio ai tanti senza tetto che stavano in rifugi di fortuna in città. Che cosa può dire a chi ci ascolta di questa sua esperienza? Come l'ha vissuta lei? Anche io ero nell'organizzazione, però ecco, ci interessa sapere attraverso i suoi occhi, no, di missionario, di religioso, come ha vissuto questa esperienza che è durata nell'arco di 45 giorni, ricordo.
prorogiamo dal 22 di dicembre del 2013 al 5 febbraio 2014, quando le autorità hanno sgomberato questa casa dei Niatri con grande massiccio impiego di forze. Lei come ha vissuto questa esperienza e cosa gli è rimasto? Che per me, che venivo dal Brasile, è stata un'esperienza complementare, nel senso che in Brasile ho visto tante cose belle, ma qui ne ho vista una in più. Qui ho visto tante forze concomitanti per la giustizia in Italia, forze dove il primato non è del denaro, ma è della lieta convivenza, cioè delle relazioni di pace, di condivisione, e quindi un mondo ideale. Sono stati 45 giorni di utopia, se vogliamo anche di esaltazione a livello di felicità, di gioia. E c'erano anche molti immigrati, quindi questa varietà di culture, di religioni. Per me che sono cristiano, sentire questa presenza di Gesù Cristo, di Dio in mezzo a questi fratelli e sorelle, che vuoi chi dava una mano, vuoi chi si autogestiva, un'esperienza fantastica, insomma, anche perché c'era proprio la partecipazione, per cui ho lottato dentro il gruppo organizzatore, degli stessi abitanti, inquilini dell'edificio, nelle attività, assemblee tutti i giorni, il coraggio di affrontare le autorità pubbliche, il coraggio di dire la verità, e anche la gioia proprio di questo ben volersi, di questo volersi bene, ma non nel senso romantico della parola, nel senso proprio di accettare delle regole comuni di convivenza, rispettarle e avere anche dei sentimenti proprio di affettività reciproca. Questo è stato veramente bello per me. E per me la missione è questo, il Vangelo è questo, Gesù Cristo è questo. E ultimamente, Padre Alberto, se qualcuno volesse aiutare i missionari saveriani in qualche maniera, con un'offerta, eccetera, dove può rivolgersi, se c'è un sito o un indirizzo in particolare, se non vuole comunicare a chi vedrà questo video? Ecco, è una domanda di cui ringrazio Carlo. Certo, noi abbiamo bisogno in questo senso, quello che ci viene donato noi lo doniamo, no? Nel senso che nulla ci appartiene, e quindi viviamo con i poveri e per i poveri e basta. Allora, se qualcuno volesse dare una mano, l'indirizzo è già stato detto, ma lo ripeto: Missionari Saveriani, Strada del Castellano numero 40. Il telefono della casa è 071 89 53 68. Ancona. Ecco, poi sì, io posso dare il mio riferimento, che è più semplice. Alberto Panichella, padre Alberto Panichella, e il mio numero di cellulare è 333 88 56 374, e sono sulla posta elettronica, sull'internet, Alberto Povo, una parola solo, Alberto, poi P di Pistoia, O di Otranto, V di Verona, O di Otranto, @gmail.com. Al contatto che eventualmente qualcuno voglia fare, poi saprò dire le coordinate e ci parleremo. Grazie padre Alberto e bocca al lupo per il tuo. Grazie a Carlo Caldarelli e grazie a tutti gli amici che hanno ascoltato la nostra chiacchierata. Arrivederci e auguri di impegno per la costruzione della pace. La pace non è solo un dono, ma è anche una conquista. Grazie. Grazie.